Oggi a Festivalore abbiamo cercato di spiegare come il commercio equo e solidale e la finanza etica siano di fatto due cugini che devono operare per la stessa finalità, che è quella proprio di accompagnare i consumatori e i risparmiatori a ragionare su quello che c'è dietro i prodotti finanziari o commerciali che acquistano ogni giorno. E questo è importante perché proprio questa alleanza tra finanza etica e commercio eco solidale ci può portare effettivamente a considerare un cambiamento possibile. Siamo in un momento molto particolare in cui la spinta dell'inflazione, l'economia appunto che sta dando dei segnali veramente di inquietudine, si sta però diciamo polarizzando su un arricchimento sempre più forte delle potenze finanziarie e sempre più debole invece è la risorsa che va ai produttori, alle fasce più povere della popolazione. Ecco, creare questa alleanza tra i consumatori e i produttori, tra appunto chi sta all'inizio e alla fine delle filiere, è veramente l'unico modo per cercare di creare un'economia che sia veramente capace di creare valore e di creare valori.